Appunto, cioè la live di Bloodborne specialmente non ha visto un cazzo. Ancora mi chiedono i codici sotto le live di Fortnite vecchie dove ne ho fatte altre 4 dopo l'ultima che ho messo col nome del G, cioè che nel titolo ho messo G, ne ho fatte altre 4, quasi quasi adesso vado a toglierlo quel cazzo di titolo. Qui pure ci deve venire, forse ci verranno le slab, però comunque. Penso di aver detto tutto ciò che vi volevo dire in questi giorni, diciamo. Però vedete, adesso mi dovete fare ancora un po' compagnia, nel frattempo vi piazzo queste ultime blocchette qui, così bello bello. Ok, se piazzo si mettessi così, vedi, niente, faccio con quelle stronzate, quindi andiamo con calma, cerchiamo di non colpire Pikmin, fate un po' compagnia, almeno facciamo la base, se non dappertutto la stessa larghezza, almeno facciamo la parte più grande, la maggior parte, dai. Diciamo, facciamo un bel po' di lavoro, cioè ci siamo dati da fare in questo video, 10 minuti di video senza tagli, senza nulla, però abbiamo fatto molto più di quanto facciamo di solito. Ragazzi, non è poco, avevo detto che non avrei fatto niente, invece ho fatto tutto questo, ovviamente grazie all'aiuto di Ross che mi ha fatto cioè, trovare tutti questi materiali cotti, e quindi, cioè, sono andato come liscio. Ah, santa donna, santa donna, voi ancora vi starete chiedendo di ma chi cazzo è questa Ross, chiedetela, può darsi che vi risponde, ve lo dice, ma io non credo, non deve dirvelo, altrimenti la banno dal canale, dal server, e la banno dalla vita. Quindi deve essere un mistero. Quando raggiungo i 1000 iscritti, allora dico chi è Ross. Va bene. Poi qualcuno più intelligente già lo sa. Cioè, non qualcuno più intelligente, chi mi conosce o chi la non posso mettere. Che balle. Ok, andiamo di così, perché appunto la lava ci rompe un po' le scatoline, che è bello che è qua. Andiamo a piazzare, andiamo di qua. No, io volevo capire dov'è che devo arrivare. Non ci voglio arrivare qua, perché qua sta qua sopra. Perché sono a 68, giusto? Il portale dovrebbe essere uno più alto, giusto? Mi sembra di sì. Quindi potrei riempire tutto quanto questo senza problemi. E poi chiudere la live. Voi non potrete. Però ovviamente io mi fermerò tipo qua dove finisce il punto della galleria, perché qui poi un po' alla volta lo farò, perché visto che non è giusto al centro il portale, immagino dovrò fare qualcosa di per abbellire, no? E allora andiamo, dai. Andiamo a lavorare, piazziamo tutti questi blocchi, che bello, abbiamo quasi finito, ci siamo riempiti l'inventario, tutti quei blocchi che sono stati cotti, non sono serviti a nulla, tanti blocchi rotti, tanti blocchi piazzati, tanti blocchi, per fare cosa? Un quarto di lavoro, fortunatamente un corno, però. Perché da una parte è anche positivo il fatto che molti blocchi dovranno essere in vetro, però pazienza. Ma se dico io, facessimo cose di questo tipo, eh. La lava se ne va solo a fanculo di là, sembra di sì. Perciò, volendo, posso anche andare un attimo così, pensarmi un attimo che se almeno abbiamo tolto una parte, quando metteremo i vetri, che se la metto prima sopra e poi se da sopra mettere i vetri, oh, lì. Ha preso un attimo un infarto con questa colonna di lava che scende. E in realtà mi piace molto anche l'idea che si possa scorrere la lava sopra questo muro. Magari sotto dove deve scorrerci la lava ci si piazza, cioè al posto della solita
del solito vetro, lo metto di un altro colore, magari un rosso, un marrone, addirittura faccio tutti i vetri rossi perché non è il nede, e quella parte lì lo faccio marrone per far vedere la differenza che appunto il tempo li ha bruciati, cioè non il tempo, la lava li ha bruciati e li ha rovinati. Oh, che idee che mi vengono, eh. Ovviamente questa sarà una cosa fatta tutta con calma, capito Ross? Procurati tanti vetri, tantissimi, perché tutte queste parti aperte verranno in vetri, verranno tanti vetri, vetri, vetri ovunque. Tanto il portale per il deserto lo sai qual è, il deserto è grande e qui mi sparano. Da dove? Da quella parte. Non ho un cazzo per difendermi. Peccato, sono troppo forte ragazzi. L'unica cosa che adesso devo stare attenti è che giustamente con l'esplosione avrà rotto qualcosa oltre le palle. Sono un pro ragazzi, eh. Un pro player. Fortunatamente stavo qui sopra tranquillo, ma se mi avesse colpito penso che si sarebbero rotti anche la netherrack sotto i miei piedi. E quindi sarei andato giù e avrei perso tutti questi cari blocchi che Ross mi ha cotto con tanto amore. Che sono tanti, ragazzi, fidatevi. Forse voi non avete idea di quanto tempo ci vuole per la netherrack. Perché ci vogliono 4 netherrack per fare un nether brick. No, per fare l'ingotto di sì, avete capito. 4 lingotti per fare questo, quindi 4 lingotti significa 4 netherrack, distruggere 4 netherrack, è vero, non ci vuole un cazzo, però bisogna cuocerli poi. Quindi fidatevi, non è una bella cosa da fare. Quindi ringraziate Ross se posso portarvi video meno noiosi del previsto. Anche se penso che piazzarli soltanto possa essere sì meno noioso, ma comunque su due palle. Ovviamente io adesso mi romperò queste o flamme magari, perché adesso chiudo qui il video, tra un attimo veramente lo chiudo, giusto il tempo che mi diverto un pochino a farvi stare un po' sulle sfide, perché alla fine del video dirò una cosa importantissima, non è vero, però non lo saprete mai finché non vedete fino alla fine del video. Magari vi fate compagnia mentre torno a casa soltanto. Però, ragazzi, volevo chiedervi soltanto scusa. Questo è un video che chiedo scusa se stanno mancando tanti contenuti sul canale in questi giorni. Me ne mancheranno ancora altri sicuramente. Non credo di tornare subito a fare video. Questa è la parte centrale. Qui già abbiamo fatto. Ok, quindi piazziamo giusto così. Giusto qualcuno, vedi, giusto. Questi che abbiamo nell'inventario, la vedete? Qua ce l'ho fatta di 5, sì. Ok, per questo video è tutto. Spolliciate sempre, commentate, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, visto che comunque gli iscritti stanno aumentando con le live di Fortnite che faccio ogni tanto. Porterò di nuovo Fortnite, magari porterò anche un po' di salve il mondo oltre che la battaglia royale, visto che la battaglia royale faccio cagare. Però sta sempre a voi dirmelo nei commenti cosa preferite e magari se volete giocare insieme. Sapete che gioco dalla PlayStation 4, quindi se avete la PlayStation 4 volete giocare, che ben venga, qui è largo 4. E ragazzi, questo video penso che non ho più nulla da dirvi e ci vediamo in un prossimo video o in una live. Grazie ancora per la visualizzazione e ciao a tutti.